Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Come vedete sono accanto all'impianto al litio nuovo che ho fatto qua sul camper e oggi volevo fare un piccolo test. Visto che è una giornata di sole, volevo andare a testare il pannello solare che devo mettere sul camper. Il pannello solare flessibile, sempre come vedete qua, della Creabest, quindi volevo prima di andare a metterlo sul tetto, volevo un attimo testarlo al sole. Non voglio inclinarlo, non voglio metterlo in posizioni strane per favorire l'irradiazione solare, ma voglio metterlo pari così in terra per vedere l'efficienza solare. Perché faccio questo? Perché naturalmente noi sui nostri tetti del camper non abbiamo l'inclinazione verso il sole. È naturale che se lo incliniamo verso il sole la resa sarà maggiore, però nella maggior parte dei casi il nostro pannello solare sarà orizzontale sul nostro tetto. Quindi andrò a fare questa prova, andrò a mettere il pannello solare in giardino e aspetterò vari momenti della giornata sperando che insomma il sole duri tutto il giorno e vedremo la resa del pannello solare. Allora ragazzi, abbiamo messo il pannello solare naturalmente al sole, eccolo qua. Quindi andiamo a vedere, fatto il collegamento, e andiamo a vedere 23-24 volt. Quindi a circuito aperto, come dice qui nel libretto, ho proprio il libretto suo, come dice qua al libretto, non so se riuscite a leggere, a circuito aperto qui segna 21,6, lì mi segna 23-24 volte, quindi va benissimo. Quindi l'efficienza del pannello solare va benissimo, quindi naturalmente ci andrà collegato il regolatore di carica che poi va a caricare la batteria, però a circuito aperto mi dà 24 volte, quindi va benissimo. Ora non ci resta altro che aspettare le due belle giornate, perché una non basta, per incollare il pannello sul tetto, e poi andiamo a fare tutti i collegamenti e vediamo insomma di completare il piccolo impianto al litio. Naturalmente ragazzi, tutto è funzionante della Creabest. Comunque vi lascio poi tutti i link in descrizione video se volete acquistare tutti i prodotti, come avete visto nell'altro video del montaggio della batteria. Bene ragazzi, quindi che dire, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e a presto per il completamento dell'impianto a litio montando il pannello solare. Ciao ragazzi.